Crocetta ha presentato il nuovo governo. Quali sono le sue impressioni su questo nuovo esecutivo e con quale clima ricomincia l'attività parlamentare all'Assemblea con questo nuovo governo? Mi sembra un ottimo governo, una buona squadra, sia per competenza, professionalità dei singoli assessori e soprattutto perché nasce con una forte legittimazione politica e quindi con il sostegno dei gruppi parlamentari di maggioranza e dei partiti che sosterranno questo governo per rilanciare un progetto vero di cambiamento per la nostra regione. Ecco, adesso l'attività parlamentare dovrebbe avere un'accelerazione con questo nuovo esecutivo e quali sono le priorità a suo modo di vedere da affrontare immediatamente? Io penso a una riforma di natura istituzionale, cioè quella delle province, i futuri liberi consorzi dei comuni che sostituiranno le province, sicuramente una riforma importante e urgente da farsi entro l'anno. Penso alla riforma per l'acqua pubblica, quindi una riforma direi sociale, economica, che ha un impatto forte e diffuso sulla popolazione siciliana e ovviamente il bilancio della regione. Quindi mi auguro il bilancio e la nuova legge di stabilità per ridare vigore anche alla crescita economica e all'occupazione.